Parola al professor Terracciano e qui arriviamo, diciamo, in casa nostra per parlare e siamo curiosi di sentire che cosa ci racconti sul CONI. Allora, buonasera a tutti, anch'io non approfitterò della pazienza e della forza fisica, diciamo, della capacità di resistenza che hanno i nostri uditori. E certo, si potrebbe pensare ad un po' di imbarazzo di parlare del CONI a casa del CONI, naturalmente, ed è per questo che magari eviterò di farvi un po' una descrizione di cosa sia il CONI, per arrivare invece magari a dirvi semplicemente come si arriva all'attuale assetto, per fare in realtà due approfondimenti, solo due, perché del resto, ripeto, a quest'ora con il tempo che abbiamo probabilmente è più opportuno focalizzarsi solo su alcuni punti. È inutile dire che il CONI nasce da lontano, naturalmente. Si parla appunto di questa prima forma provvisoria di associazione per le Olimpiadi del 1908, quindi nel 1907 ci fu una sorta di comitato sostanzialmente, ma non permanente. Diventa un'associazione permanente, ancorché di tipo privatistico non riconosciuto, nel 1914. Poi c'è il lungo periodo, quindi vado per tappe veloci, di organo strumentale del Partito Nazionale Fascista, che naturalmente modifica profondamente il ruolo, naturalmente per le politiche dell'epoca finiscono per legittimare l'azione del CONI esclusivamente dal punto di vista nazionale, quindi in qualche modo viene diminuito il peso del CIO e delle organizzazioni internazionali. Mi piace, a volte viene saltato nelle trattazioni dal punto di vista dell'evoluzione, citare in particolare due momenti normativi: il decreto 362 del 47, la legge 561 del 56, perché furono quelle che in qualche modo ripristinarono l'elezione degli organi di governo del CONI, che invece era stata soppressa perché erano di nomine puramente politiche, quindi si ritornava ad un regime, per così dire, democratico. Naturalmente l'assetto definitivo viene dato, quello che abbiamo oggi, dalla riforma 242 del 99 e poi dal decreto legislativo 15 del 2004, così poi come lentamente riformato a piccoli pezzi. Allora, che cosa abbiamo? L'ha detto già la collega Valeria Panzeoni, e abbiamo un ente che ha sicuramente una triplice funzione, secondo me non ha però una triplice natura, nel senso che, parliamoci chiaro, la norma, in particolare appunto la 15 del 2004, chiarisce che il CONI è semplicemente un ente pubblico. Ed è bene chiarire questo, perché una norma dell'ordinamento giuridico nazionale non può che, come dire, assegnare, riconoscere la personalità di diritto pubblico di un ente che ha come finalità primaria l'organizzazione, il potenziamento dello sport nazionale e la diffusione della pratica sportiva. Questo dice la norma. Dopodiché la norma dice anche che il CONI è Comitato Olimpico Nazionale, che il CONI è anche Confederazione, ma a dirla tutta, io credo che il fatto che la norma, diciamo, in qualche modo disponga in tal senso, costituirebbe, se ritenessimo che, come dire, queste funzioni del CONI discendessero dalla norma di legge, comporterebbe una sorta di deminuzio del CONI. Perché? Perché la legittimazione come Comitato Olimpico Nazionale, come Confederazione, certo non può venire da una norma di legge nazionale. L'impressione che si ha, che si sia voluto cristallizzare ciò che già era, nel senso che c'è un riconoscimento da parte dello Stato attraverso una norma di una funzione che il CONI ha, ma non per discendenza, per così dire, statale, bensì perché c'è un riconoscimento delle federazioni internazionali e poi del CIO con riferimento a questi due ruoli. Se fosse diversamente mi preoccuperei, perché questo significherebbe che in qualche modo l'ordinamento statale si sovrappone a un riconoscimento che invece evidentemente non gli spetta, significherebbe in qualche modo, come dire, ulteriormente incidere su ciò che già è abbastanza discutibile, cioè sull'autonomia ordinamentale che in qualche modo
sportiva, che in qualche modo negli ultimi tempi viene messa un po' in discussione, perché ormai il concetto di autonomia finisce per essere superato dal concetto di integrazione tra ordinamenti in qualche misura. Però questo è un altro aspetto, un altro argomento, forse andremo un po' più in là. Allora, che cosa è che intendo dire? Naturalmente sono tutte funzioni insopprimibili del CONI, però la natura del CONI è ente pubblico, basta, null'altro. Non c'è una molteplicità di nature. Le funzioni come ente pubblico sono anche quelle di svolgere un'attività, per così dire, esterna alla identificazione in quanto tale, che sono quello di comitato nazionale olimpico e poi quello di confederazione. Il riconoscimento di queste funzioni naturalmente proviene dall'alto e dal basso. Una confederazione è tale perché le federazioni la riconoscono come confederazione, non perché una norma di legge le assegna questa funzione. Mi rendo conto che in una condizione di questo genere la domanda che viene spontanea è: potrebbero le federazioni non riconoscere il CONI come confederazione, non riconoscerla come rappresentativa in qualche modo? Probabilmente con una norma di legge che cristallizzi in tal modo questa funzione, no, ma naturalmente le norme di legge finiscono poi per accompagnare l'evoluzione, come è sempre stato nel fenomeno sportivo, non lo possono condizionare. In questo accompagnamento potrebbero in futuro prendere atto di sviluppi diversi, che nessuno di noi si augura naturalmente, ma che comunque potrebbero essere. Insomma, la norma finisce in qualche modo per ingessare, diciamo, determinate funzioni, quando poi forse, diciamo, le funzioni esterne alla missione pubblicistica istituzionale dell'ente potrebbero anche in qualche modo non essere condizionate dall'esistenza di una norma. C'è un altro aspetto, un altro approfondimento che mi piacerebbe fare, è ancora più complicato. In effetti, se noi inquadriamo il CONI ex se, finiremo forse per tradire quella che è la vera complessità del mondo e dell'ordinamento sportivo, intendendosi per questo non solo quello puramente sportivo, cioè le regole tecniche, ma anche quello che è la funzione e il servizio sport. E non a caso, appunto, come è stato detto prima, la Carta Costituzionale riconosce un ordinamento, riconosce una funzione pubblica e riconosce anche un'attività di servizio pubblico sotto questo profilo, e certamente questo non può che essere assegnata al CONI e alle altre istituzioni che governano questo settore. Non a caso il CONI è vigilato da più amministrazioni statali, non a caso nel tempo si è sviluppata la sensibilità a individuare quantomeno un sottosegretario, se non per fortuna un ministro dello sport, che comunque, pur essendo ministro senza portafoglio, si appoggia, per così dire, a una struttura che in qualche misura può supportare, appunto, un'azione che non può essere meramente politica. E se noi relegassimo, diciamo, il tutto al mero ente CONI, probabilmente tradiremmo appunto questa complessità. E in realtà la complessità ci aiuta a dire che probabilmente noi dobbiamo parlare di un sistema CONI, una sorta di arcipelago dove esistono delle isole autonome ma che non funzionerebbero mai senza collegarsi con le altre isole. E quali sono le altre isole? In primo luogo, e da sempre, le federazioni. Fare politica dello sport, immaginare l'organizzazione, il potenziamento dello sport nazionale, la diffusione della pratica sportiva come CONI e non come, quindi CONI ente pubblico e non CONI e federazioni, sarebbe sostanzialmente una bugia, non voglio neanche dire una improprietà, è una bugia. Quindi il CONI non esiste con riferimento a queste funzioni se non esistesse, se non fosse, come dire, pienamente integrato il sistema con le federazioni. Ed infatti la riforma assegna alle federazioni delle funzioni pubblicistiche, pur rimarcando chiaramente la natura privatistica delle federazioni, assegna delle funzioni pubblicistiche. Qui chiaramente affrontiamo una tematica ben più ampia, che è quella dei cosiddetti enti pubblici o enti privati cangianti, come dice il Consiglio di Stato in una nota sentenza, e cioè la possibilità che, indipendentemente dalla natura giuridica di un soggetto, questo possa comunque svolgere funzioni pubblicistiche e anche perseguire interessi privatistici, o comunque agire iure privatorum.
Non c'è dubbio che ormai non c'è più questa assimilazione, funzione pubblica, soggetto pubblico. È anche vero, però, che occorre comunque distinguere l'esercizio del potere pubblico e quindi la funzione pubblica dall'esercizio di attività privatistica che evidentemente appartiene ad un mondo, per così dire, a un ordinamento puramente sportivo. In questo senso l'integrazione del sistema CONI, cioè ente pubblico CONI, confederazione e federazioni, naturalmente descrive meglio questo sistema. E lo descrive ancora di più nella misura in cui accanto a questi soggetti si pone un altro soggetto che pur esso autonomo ma di tipo privatistico e con i servizi ovviamente, con i servizi che finisce per essere il soggetto strumentale attraverso cui agisce CONI, soggetto strumentale che asciuga le risorse strumentali e umane del CONI e in qualche misura consente di riconoscere il CONI come ente pubblico come un soggetto che fa politica dello sport, che, come dire, fa governance dello sport, che fa controllo anche della, come dire, della corretta, diciamo, del corretto utilizzo delle risorse finanziarie che derivano dal bilancio dello Stato, e che però nella sua missione istituzionale, organizzazione, potenziamento, diffusione, pratica sportiva, non agisce direttamente. Non agisce più direttamente, non ha strumenti se non altri soggetti che pur dotati di autonomia in qualche modo fanno parte di quell'arcipelago e quindi in qualche modo compongono un soggetto CONI che è un pochino più complesso. Il CONI non può agire senza CONI servizi, il CONI non può agire senza le federazioni, ma anche per il contrario, le federazioni senza il distacco del personale che era del CONI e che è ovvio di CONI servizi non potrebbero agire, le federazioni senza le risorse provenienti dal CONI che provengono dal bilancio dello Stato non potrebbero agire. Come vedete c'è una compenetrazione tra tutti questi soggetti tali che nessuno di questi soggetti finisce per essere predominante, tutti concorrono e sono determinanti, e cioè nessuno di questi soggetti può essere escluso da questo arcipelago perché altrimenti non funziona. C'è in tutto questo chiaramente una utilità, per così dire, perché si risponde con un'organizzazione e un'ingegneria complessa a quello che è, come dire, un sistema sportivo complesso, ma non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Non è un caso che quando abbiamo sentito appunto delle politiche dello sport, naturalmente si è fatta particolare attenzione alle risorse, ai diritti televisivi, insomma a tutti gli aspetti che hanno una preponderanza economica, per così dire. Mentre invece a livello locale si ha un'attenzione, evidentemente regionale e locale, un'attenzione e una sensibilità diversa alla pratica sportiva come servizio pubblico. E tutto questo, come dire, non deve far pensare che ci sia una preponderanza in ambito CONI per l'uno o per l'altra anima, significa solo che viviamo un momento complesso con diverse sensibilità e questa ingegneria, per così dire, istituzionale risponde, secondo me, benissimo a questa necessità, a questo impatto che l'ordinamento sportivo ha sulla vita delle persone, peraltro. Il profilo negativo è che tutto questo finisce per fare da scudo all'esterno, e cioè un sistema così complesso che in qualche modo, come dire, finisce per essere un po' autarchico, per così dire, il che per certi versi può essere un fatto positivo, per altri versi no, finisce per essere abbastanza impermeabile ad altre istituzioni che invece dovrebbero propriamente dettare i fini che in qualche modo si collegano con le funzioni stabilite dalle norme di legge. Mi riferisco appunto alle autorità politiche, alle vere autorità politiche, e cioè il Parlamento, e cioè il governo non solo nazionale ma anche quello regionale, che naturalmente hanno una certa difficoltà a orientare questo mondo perché si auto-orienta, perché è talmente complesso che risponde a delle logiche interne e non esterne. E allora il problema, come sempre, è quello dell'equilibrio tra la posizione di
e torniamo al nostro argomento principale, del CONI come ente pubblico, che in qualche modo dovrebbe rispondere come soggetto strumentale alle politiche governative o comunque nazionali, ma che in realtà per la complessità del sistema, per la circostanza di dover rispondere alle federazioni, per la circostanza che in qualche modo una parte dell'appropriazione è dettata naturalmente controllata da organismi internazionali, sempre di tipo privatistico peraltro, finisce per, in qualche misura per rispondere a se stesso. E quindi c'è una certa necessità, per così dire, di creare dei collegamenti istituzionali che vadano oltre la buona volontà, che per fortuna c'è, la estrema collaborazione istituzionale che in questo momento c'è, ma che ho l'impressione si fondi più sulla buon andamento dovuto alle persone che poi governano lo sport, anziché ad una struttura di rapporti che invece dovrebbe funzionare indipendentemente dalle persone. Quindi ogni volta che si mette in crisi questo sistema, perché si tocca, come dire, il ganglo, per così dire, del CONI, e cioè i centri vitali, per così dire, di governo del CONI o delle federazioni, in particolare delle federazioni più importanti, sembra che si entri in un momento di crisi dello sport nazionale, il che non va bene, nel senso che tutto ciò dovrebbe essere fisiologico, finisce per non esserlo un po' proprio per questa, diciamo così, impermeabilità che questa complessità finisce per avere per il mondo esterno. Ecco, queste le due riflessioni, mi pare che anch'io ho battuto quasi il record, no, grazie. Hai superato. Mi spiace.